Vuoi delle maglie da calcio di questa stagione a poco prezzo? C'è Ki Calcio. Usa il codice promozionale GS per ottenere il 15% di sconto su ogni acquisto. Link e altre informazioni in descrizione. Va dalla parte opposta! Golazo di Hernanes! Quest'anno la Lazio è tornata a segnare su calcio di punizione diretta, grazie ad un nuovo specialista, Milinkovic-Savic. Ma quali sono i gol su punizione che hanno fatto la storia della Lazio? Ecco la mia personale classifica. Bayer Leverkusen-Lazio, la prima partita in assoluto della Lazio in Champions League. Alla guida dei biancocelesti c'è Sven-Goran Eriksson. È il 14 settembre del 1999. La Lazio passa in svantaggio con il gol di Neuville al 14° minuto. Dopo 4 minuti, però, Sinisa Mihajlovic segna il primo gol della storia della Lazio in Champions League e lo segna così. È il 21 aprile del 1973, sfida scudetto tra Lazio e Milan allo Stadio Olimpico, uno stadio gremito da 88.000 laziali. Battendo i rossoneri, la Lazio avrebbe raggiunto il primo posto in classifica a 4 giornate dalla fine del campionato. Sottolineiamo che quello lì era il Milan di Gianni Rivera. Dopo l'autogol di Schnellinger a inizio partita, al 35esimo l'arbitro fischia un calcio di punizione al limite dell'area milanista. Chinaglia si sistema il pallone, prende la rincorsa, tira e piega le mani al portiere Belli, mettendo a segno il gol del raddoppio nell'apoteosi dell'Olimpico. Il povero portiere del Milan rimedia una frattura del dito ed esce dal campo in barella. La partita finisce 2-1 per la squadra dei maestrelli e nonostante la festa scudetto verrà rimandata di un anno, quello di Chinaglia rimane uno dei gol più memorabili della storia capitolina. Il gol di Cataldi nella Supercoppa italiana del 2019 contro la Juventus in pochi lo dimenticheranno, così come nessuno dimenticherà la super partita della banda Inzaghi contro i campioni d'Italia guidati da Sarri. Dopo i gol di Luis Alberto e Lulic, gli ultimi 2 minuti sono all'insegna del godimento. Espulsione a Bentancur e calcio di punizione per la Lazio. Se la traversa avesse respinto il pallone, la Lazio avrebbe comunque alzato la Supercoppa. Ma la meraviglia di Cataldi, romano, tifoso della Lazio, alla faccia di Cristiano Ronaldo, è la ciliegina sulla torta che rende la vittoria ancora più gustosa. Il secondo 3-1 alla Juventus nel giro di 3 settimane, dopo quello in campionato. Ancora Sinisa Mihajlovic in questa classifica, non è di certo una sorpresa. È il 2000. La Lazio gioca allo Stamford Bridge contro il Chelsea e ha bisogno di una vittoria per entrare nella storia e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Il Chelsea chiude il primo tempo addirittura in vantaggio, ma nella ripresa Simone Inzaghi in tapin pareggia i conti al 9° minuto di gioco. E a poco più di 20 minuti dalla fine ci pensa il serbo, da posizione quasi proibitiva, a segnare una delle punizioni più importanti della nostra storia. Proprio Mihajlovic, colui che aveva aperto quell'edizione della Champions con il gol al Bayer Leverkusen, porta la Lazio con un'altra delle sue magie tra le 8 squadre più forti d'Europa. Il 17 febbraio 1974, Lazio-Juventus si giocano lo scudetto, come l'anno prima. La Lazio apre le marcature con Garlaschelli dopo soli 5 minuti di gioco. Al 27esimo
c'è il raddoppio. Calcio di punizione appena fuori l'area, tocco di Frustarupi per la conclusione di Chinaglia a raso terra. Zoff, forse posizionato male, non ci arriva. È 2-0 per la Lazio. Un gol fondamentale che porta alla vittoria finale per 3-1 nella sfida a scudetto. La Lazio di Maestrelli quell'anno, al contrario dell'anno prima, vincerà lo scudetto, il primo della storia del club. È il calcio di punizione senza dubbio più cruciale della nostra storia ultracentenaria. Quello di Veron nel derby del 25 marzo del 2000. La Lazio sembra fuori dalla corsa per lo scudetto, dato che la Juventus di Ancelotti dista 9 punti e mancano 8 giornate alla fine. La vecchia signora perde però contro il Milan a San Siro e la Lazio ha l'opportunità, vincendo il derby, di accorciare le distanze e andare a meno 6, una settimana prima di giocare Juventus-Lazio. La Roma di Capello passa però in vantaggio a inizio partita, con il solito Montella. A pareggiare è Pavel Nedved dopo l'ottimo assist di Simone Inzaghi. Poco dopo succede questo. Parte Veron, il tiro a girare, la rete della Lazio, gran gol di Veron per il 2-1. La Lazio vince il derby grazie alla punizione di Juan Sebastian Veron, che rimarrà poi nella storia. La settimana dopo i biancocelesti vinceranno a Torino e andranno a meno 3 dalla vetta. A fine stagione sarà il secondo scudetto.